ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la vera e originale lasagna bolognese. Sfatiamo subito un mito: si parla già di lagana romana nel primo secolo avanti Cristo, quando Orazio la citava nei suoi libri. Si trattava di semplicissima pasta fritta ricoperta di carne. Solamente nel Medioevo la pasta venne lessata e nel Rinascimento vennero aggiunte le uova per dare più tenacia alla pasta. Nel 1897 un certo Ippolito Cavalcanti di Napoli creò delle lasagne molto particolari, infatti ci mise delle polpette di carne, sugo di pomodoro, provola e una pasta fatta proprio alla napoletana. Solamente 20 anni dopo a Bologna andarono a modificare la ricetta, aggiungendo oltre alla pasta, al ragù, alla besciamella e al parmigiano anche gli spinaci lessati, che conferivano un gusto in più. Solamente un altro cinquantennio dopo gli spinaci diventarono ingrediente fondamentale della pasta, creando le lasagne che conosciamo oggi. La nostra ricetta è quella della delegazione dell'Accademia Italiana della Cucina depositata alla Camera di Commercio di Bologna nel 1982. Quindi ragazzi, proprio quella originale. E oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 800 g di passata di pomodoro, 500 ml di brodo di carne, 200 ml di vino rosso, noi abbiamo scelto il Chianti perché è un vino bello corposo, mezzo bicchiere di latte intero fresco, una carota, due coste di sedano, una cipolla, 300 g di pancetta dolce, 600 g di cartella, ossia un taglio che si trova nella pancia del bovino, poi aromi, alloro, salvia e rosmarino, infine olio, sale e pepe quanto basta. Per prima cosa tagliamo a dadini la nostra pancetta. Dopo aver tagliato la nostra pancetta a dadini, la trasferiamo in una pentola bella capiente e la lasciamo a soffriggere per 5 minuti a fuoco lento. Mescoliamo sempre con il nostro cucchiaio. Ora tagliamo tutte le nostre verdure a dadini, ricordandoci di mescolare ogni tanto la nostra pancetta. Quando avremo finito di tagliare tutte le nostre verdure, le possiamo trasferire nella pentola insieme alla pancetta e le lasciamo arrosolare per altri 5 minuti. Sempre mescolando continuamente. Mentre le nostre verdure stanno soffriggendo, come vuole la tradizione, tagliamo la nostra carne a coltello. Dopo aver tagliato la nostra carne a dadini, la possiamo battere con il coltello come sta facendo la mia mamma. Poi la trasferiamo nella nostra pentola e la lasciamo cuocere fin quando non vedremo che inizierà a cambiare il suo colore. Per circa 10 minuti. E aggiungiamo 2-3 cucchiai d'olio. Poi continuiamo a mescolare. Adesso che la carne ha cambiato colore, possiamo aggiungere il nostro vino Chianti e lasciamo che l'alcol si evapori. A questo punto possiamo aggiungere il nostro sugo di pomodoro. Poi il sale e il pepe. Lasciamo il tutto a cuocere per 3-4 ore. Poi aggiungiamo i nostri profumi dopo averli legati con lo spago. Poi mettiamo il nostro coperchio e continuiamo la cottura. Se vediamo che il nostro ragù si secca troppo, ogni tanto andiamo ad aggiungere un pochino di brodo. Dopo 4 ore di cottura, come vuole la tradizione, aggiungiamo il latte e continuiamo la cottura per altri 45 minuti, un'ora, sempre a fuoco lento, e mescoliamo ogni tanto. Ecco come si presenta il nostro ragù dopo 5 ore di cottura. Ora lo lasciamo raffreddare completamente. Mentre il nostro ragù si sta raffreddando, vediamo insieme
insieme gli ingredienti per le lasagne e gli spinaci, come vuole la tradizione, ossia 2 uova, 350 g di farina 00 e 200 g di spinaci che abbiamo prima sbollentato, poi li abbiamo strizzati in modo che non rimanga più acqua e poi li abbiamo frullati per bene. Per prima cosa mettiamo la nostra farina nel nostro banco da lavoro, facciamo una conca nel mezzo, poi aggiungiamo le nostre uova. Iniziamo a inglobare la farina partendo dall'esterno, come sta facendo la mia mamma. Ora possiamo aggiungere i nostri spinaci poco alla volta, continuando sempre ad inglobare la farina. Quando avremo aggiunto tutti i nostri spinaci, continuiamo ad impastare inglobando tutta la farina. Quando vedremo che il nostro impasto inizia a formarsi, andiamo a togliere tutti i grumi in eccesso, perché altrimenti si andrebbero ad attaccare alla nostra pasta e poi non si potrebbero più rimuovere. Quindi avremo una pasta piena di pallini. In questo modo rimane bella liscia e omogenea. A questo punto continuiamo ad impastare. Dopo 10 minuti di lavorazione copriamo il nostro impasto con un canovaccio e lo lasciamo a riposare per un quarto d'ora. Dopo un quarto d'ora di riposo possiamo tagliare il nostro impasto in due parti. Una parte la ricopriamo con la pellicola alimentare trasparente, mentre quella che andiamo a utilizzare la stendiamo. Prima ovviamente spolverizziamo il nostro piano di lavoro con della farina e la stendiamo per bene aiutandoci con un mattarello. Se vediamo che il nostro impasto si appiccica al piano di lavoro, aggiungiamo un pochino di farina. Ogni tanto avvolgiamo la nostra pasta intorno al mattarello, poi con calma la andiamo a girare e continuiamo sempre a stendere. Dopo aver steso la nostra pasta a meno di un millimetro, iniziamo a tagliarla esattamente la metà della lunghezza della nostra teglia, nel nostro caso 11,5 cm x 17 cm. Voi ovviamente dovrete adattare la lunghezza in base alla lunghezza della vostra teglia. Dal nostro primo impasto abbiamo ottenuto 7 sfoglie che mettiamo una sopra l'altra aiutandoci con della farina. Ora facciamo la stessa cosa anche con il secondo impasto. Finalmente cuociamo le nostre lasagne e le mettiamo a sbollentare per un minuto nell'acqua bollente con un pochino di olio, solo 2 alla volta, in modo che non si attacchino. Passato il minuto di cottura prendiamo le nostre lasagne, le mettiamo un attimo nell'acqua fredda in modo che la cottura si fermi, poi le prendiamo e le lasciamo ad asciugare su un canovaccio. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio delle nostre lasagne e iniziamo imburrando la nostra teglia. La nostra teglia misura 23 cm di lunghezza per 17 di larghezza per 7 di altezza. Per creare le nostre lasagne avremo bisogno di 200 g di parmigiano reggiano invecchiato 30 mesi, besciamella. Per chi non avesse visto la nostra ricetta, può guardare il link che apparirà ora in alto a destra, il ragù che abbiamo fatto in precedenza e le nostre lasagne verdi. Per prima cosa andiamo ad aggiungere un po' di besciamella sul fondo. Aggiungiamo anche 2 cucchiai di ragù che stendiamo per bene. Iniziamo a fare i nostri strati, quindi mettiamo 2 delle nostre lasagne e aggiungiamo della besciamella. Andiamo ad aggiungere il nostro ragù, 2-3 cucchiai che spalmiamo dappertutto. Mi raccomando, anche negli angolini. Perfetto.
nostro parmigiano. Ora possiamo continuare a fare gli strati della nostra lasagna in questa sequenza. Lasagne verdi, besciamella, ragù e parmigiano. Noi ci rivedremo all'ultimo strato. Finalmente siamo giunti all'ultimo strato, quindi mettiamo come sempre le nostre lasagne, la besciamella, il ragù e abbondante parmigiano, in modo che in cottura formi la caratteristica crosticina. Guardate che splendore la nostra lasagna! Ora la possiamo cuocere a forno preriscaldato 180 gradi normale per 40-45 minuti. Gli ultimi 2-3 minuti di cottura impostiamo il forno a crisp in modo che formi quella deliziosa crosticina di formaggio. Abbiamo appena sfornato la nostra lasagna e ora la lasciamo riposare per almeno un quarto d'ora. Ma guardate com'è venuta bene la nostra lasagna alla bolognese, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di una lasagna! Beh ragazzi, che posso dirvi? È il mio piatto preferito, è divina, si sentono tutti i gusti in modo distinto. Allora si sente la lasagna agli spinaci, veramente buonissima, si scioglie in bocca con questo leggerissimo retrogusto di spinaci. Poi c'è la besciamella, bella vellutata, e si sente proprio questo gusto spinto di noce moscata. E infine c'è il ragù ragazzi, veramente corposo, buono. E infine questa leggera crosticina di parmigiano che va a dare una punta di croccantezza alla nostra lasagna. Insomma ragazzi, è veramente favolosa, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.